Ciao ragazze, nuovo video outfit, è venerdì e sono appena tornata dal lavoro, sono le 2:30. Oggi è una splendida giornata, quindi vi faccio vedere questo outfit, ma presto mi cambio perché così si muore di caldo, perché sono 30 gradi. E vi faccio vedere che cosa ho indossato appunto per questo venerdì lavorativo. Purtroppo, però, mezza giornata, l'ultimo giorno, purtroppo, poi da lunedì si riprende tempo normale e quindi basta pacchia. Allora, partiamo dai soliti accessori che non ho niente di che come sempre, che sono questi orecchini che si abbinano praticamente con tutto l'outfit, che ho preso da Stella Zeta e che vi ho già fatto vedere in altri outfit. Comunque sono molto colorati, mi piacciono tantissimo. E ho fatto la coda, niente di eccezionale, codina liscia perché non mi piacevano tanto i capelli stamattina e l'ho fatta anche ieri sera, quindi per tornare, visto che gli ho messo un po' di lacca, non mi piacevano fluenti. E poi indosso allora l'outfit è completamente blu, su toni del blu elettrico, quindi molto, molto sgargiante. Allora, partiamo da sotto. Ho questa canottiera che ho preso da Terranova ed è una canottiera fatta in questo modo, tipo olimpionica, cioè non olimpionica, non so come si chiama, questa qua con la scalva stretta in questo modo. E l'ho praticamente usata tantissimo come si dice, con le salopette. Mi piace molto metterla sotto le salopette, si fa un outfit molto carino perché resta qui un po' più accollata e me la faccio magari. Non voglio mettermi lì perché ci sono i miei vicini che prendono il sole e mi prendono per pazza. Vabbè, comunque chi se ne frega. Intanto sto prendendo il sole. È fatta in questo modo, così un po' olimpionica, come si chiama. E anche dietro è appunto fatta così. Ed è una semplicissima calottiera nera, niente di eccezionale, presa da Terranova per 3 euro, ma sono quelle cose basic che mi servono sempre. Poi indosso questi pantaloni di Bershka che ho preso con i saldi, ve li ho già fatti vedere nell'outfit fatto con, come si chiama, con le slippers di Stradivarius in abbinamento. Oggi invece li ho scelti con i tacchi. C'è il sole, vediamo qua che c'è l'ombra, vediamo se si vede meglio. E sono praticamente blu elettrico, abbastanza skinny, non tanto stretti in fondo, un pochino lunghi, però vabbè, sono simpatici e si abbinano appunto con la giacca. E poi ai piedi ho queste scarpe di Bershka che ho preso a Milano, le vi ho fatto vedere in un video haul. E sono praticamente questa specie di scarpa sandalo nera con questa fibbietta sulla caviglia e l'intreccio. Sono molto particolari come scarpe, a me non dispiacciono, sono fatte così. E non lo so, le ho prese perché mi incuriosiva il modello, siccome non ho questi modelli, sempre con, non avevo nessuna scarpa fatta in questa maniera. Lascia il tallone comunque scoperto e poi è abbastanza fasciante sul piede. La cosa che non mi entusiasma molto è il fatto che sia aperta così sul davanti, mi fa un po' l'effetto ciabatta, ciabattona. Però boh, non lo so, fatemi sapere se a voi piace questo tipo di scarpa. Sono delle scarpe un po' particolari. Non mi fanno impazzire troppo, però mi incuriosivano. Cioè, non mi fanno impazzire. Sopra ho messo questo blazer che è il blazer di cui vi parlavo, che ho uguale, ce l'ho blu elettrico e anche nero, sono quei blazer che avevo preso lo scorso anno da Calliope in saldo e che praticamente uso sempre, cioè tutte le stagioni, parte d'inverno, primavera, estate, autunno, sono molto, molto versatili, molto carini. Io l'ho abbinato così, che si abbina con i pantaloni e fa questo outfit blu e nero che mi piace molto. E come borsa la mia solita veterana pochettina a bandiera inglese, che la conoscete già, praticamente la conoscete a memoria, che ho pagato 3 euro al mercato, continuerò a ripeterlo e vi stuferò fino alla. No, vabbè, scherzo, però è anche piaciuta come borsina, quindi comunque la continuo a indossare e mi piace molto. Vi faccio vedere l'outfit completo se riesco. Spero che questo outfit vi sia piaciuto e spero che si sia visto qualcosa perché c'è un sacco di luce. E se farò magari il cambio outfit che è molto carino, vi faccio un altro video outfit, tanto ormai sono abituata. E vi mando un bacione, buon weekend.